Buon pomeriggio e benvenuti al TG2000 edizione Flash. L'Italia è sempre più gialla, il rosso si allontana dalla mappatura del rischio, da lunedì la Valle d'Aosta dovrebbe infatti diventare arancione, verso un cambio di colore anche Calabria, Puglia e Basilicata che dovrebbero passare al giallo. Incerta ancora la situazione per la Sardegna, le decisioni sulla base dei dati della cabina di regia verranno prese dal Ministro della Salute Speranza, i cambi di fascia ovviamente saranno attivi da lunedì prossimo. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione, 501.236 le dosi somministrate ieri, di queste 324.000 sono prime dosi, mentre 176.000 persone hanno ricevuto anche il richiamo. In Italia ad oggi sono quasi 23 milioni i cittadini che hanno ricevuto almeno un'iniezione di vaccino. Tutto questo mentre i positivi ieri erano 11.808 e 258 i morti. Gli oncologi italiani segnalano la preoccupazione per l'intervallo di tempo che passa tra le due dosi di vaccino. Chi ha il cancro non sviluppa adeguata risposta anticorpi con una sola dose, dicono i medici, che chiedono per i pazienti più fragili che la seconda dose venga somministrata entro 21 giorni e non 42. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo riguardante l'episodio del peschereccio italiano Aliseo dopo l'incontro ravvicinato con la Guardia Costiera libica. L'indagine è stata delegata ai carabinieri del ROS. L'imbarcazione sta navigando verso l'Italia. Il comandante è stato ferito dai proiettili sparati dai militari di Tripoli e sta bene. Siamo vivi per miracolo, è il commento dei pescatori di Mazara del Vallo. Incendio in un palazzo a Londra. 100 pompieri sono stati impegnati per spegnere le fiamme in un edificio popolare di 19 piani nella zona est della capitale inglese, sul posto anche diverse ambulanze e paramedici specializzati negli interventi in condizioni pericolose. Il Museo Egizio di Torino celebra il Giro d'Italia e partecipa ai festeggiamenti per i 90 anni della maglia rosa, esponendo un cimelio di Fausto Coppi, ovvero una sua storica maglia rosa, che sarà esposta dal 7 al 30 di maggio, occasione per rivivere uno dei personaggi più significativi di uno sport come il ciclismo, che tanto ha dato alla nostra Italia. È vivo Valencia, la capitale italiana del libro 2021, lo ha comunicato il ministro della cultura Dario Franceschini in diretta live sul sito del ministero, un riconoscimento importante per una realtà come quella della Calabria. È tutto, il nostro giornale termina qui, l'appuntamento con l'informazione come sempre alle 18.30. Buona giornata.